Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Apriamo con la cronaca. È gravissima una donna di 28 anni in stato di gravidanza perché è stata intossicata dal fumo che ha avvolto uno stabile di Via Lago di Capestrano nel quartiere di Rancitelli a Pescara. Intossicati anche altri condomini e alcuni agenti della polizia. Il servizio è di Paolo Renzetti. È stato un cortocircuito del quadro elettrico a causare l'incendio di una palazzina in via Lago di Capestrano, nel quartiere Rancitelli di Pescara, avvenuto intorno alle 5:30 di questa mattina. Il bilancio è di alcuni intossicati da fumo, refertati in pronto soccorso all'ospedale civile, e altri ancora in osservazione. Inoltre, una donna in stato di gravidanza di 28 anni è in gravi condizioni perché è stata ricoverata in codice rosso proprio in ospedale. L'immediato intervento dei vigili del fuoco e anche di alcuni agenti della polizia, anch'essi rimasti intossicati, ha permesso di salvare le persone che erano negli appartamenti e che non riuscivano ad uscire, tra questi anche bambini. L'intervento dei soccorritori ha poi evitato problemi maggiori anche alla struttura, con alcuni inquilini rimasti leggermente intossicati dal fumo che nel frattempo si era propagato. Sono arrivati prima la questura e poi i giri del fuoco. Specie un poliziotto è stato bravissimo perché, nonostante che il fumo che impediva l'entrata del portone, è salito e ha salvato almeno due o tre bimbi piccoli, perché c'era una ragazza incinta pure e non riusciva a uscire di casa. Ci sono anche dei bambini piccoli Sì, qui. Nel portone, in tutto il palazzo, ci saranno almeno una decina di bimbi piccoli. Avete avuto paura? Abbastanza. Ma vi hanno detto che cosa può essere accaduto, come si è incendiato questo quadro elettrico? stanno ancora lavorando per cercare di capire cosa è successo realmente. Non sarà una cosa semplice, Quindi però come non c'è stato un qualcosa provocato da qualcuno, un cortocircuito o un probabilmente. cortocircuito, o una perdita d'acqua, perché dentro la scalinata c'è un problema d'acqua. Le loro scorribande avevano fruttato circa 25.000 euro tra oggetti preziosi, generi alimentari, merceria e perfino chili di frutta. Sette in totale i furti messi a segno in altrettanti negozi del centro cittadino di Teramo e a Isola del Gran Sasso, sempre nel Teramano, e che vengono addebitati a due donne pescaresi di etnia rom di 55 e 30 anni, rintracciate e arrestate ieri a Tivoli dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Teramo. Gli uomini del capitano Pietro Fiano, coordinati dal maggiore Rizziero Asci, hanno notificato loro le ordinanze firmate dal GIP del Tribunale di Teramo. La tecnica era sempre la stessa: dopo aver distratto i titolari, portavano via portafogli, borse e marsupi, da cui trafugavano denaro contante e tessere bancomat. All'alt della polizia è fuggito, portava con sé 31 flaconi di metadone. Un 52enne aquilano è stato così denunciato per spaccio. Il servizio di Germana Dorazio. La polizia di Stato ha denunciato un 50enne aquilano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella tarda mattinata di ieri, durante un servizio di controllo del territorio, infatti dedicato alla prevenzione dello spaccio di droga, il personale della squadra volante della questura, transitando per Vasche di Bazzano, ha notato un'autovettura con a bordo un uomo con un atteggiamento sospetto. L'uomo, alla richiesta del fermarsi all'alt impostogli dai poliziotti, si è dato alla fuga alla guida del suo veicolo. È scattato così l'inseguimento e gli agenti della volante sono riusciti ad indirizzare l'auto del fuggitivo in una strada senza uscita. L'uomo, vistosi raggiunto, ha tentato anche di disfarsi di una busta gettandola dal finestrino dell'auto, ma gli agenti sono riusciti a recuperare l'involucro che conteneva 21 flaconi di metadone da 20 mg ciascuno e denaro contante per 360 euro. Il tutto è stato sequestrato e l'uomo, un 52enne aquilano, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad un anno dalla scomparsa di Marco Pannella, ieri pomeriggio, Amnistia, Giustizia e Libertà e l'associazione Teramo Nostra hanno organizzato una giornata di commemorazione presso l'Anfiteatro Romano. Vediamo. Marco sarebbe felice, felicissimo della vostra presenza.
in questo luogo che ha un valore simbolico forte. È un anno della scomparsa, però per noi Marco Pannella è sempre vivo, perché è vivo nel suo modo di fare, di proporsi, di portare avanti le sue tematiche e di dare lustro alla sua città, perché lui le radici della sua città non l'ha mai interrotta, è stato uno dei pochi che parlava ancora in dialetto. Quando riceveva anche il capo dello Stato, ha ricevuto nella sua casa a Roma, e quindi diciamo, è stato un personaggio che ha amato tantissimo la sua città, ma io penso che anche la città di Teramo l'abbia amato tanto. Noi perlomeno la nostra sensazione è questa. Io mi auguro che Teramo ricordi Marco nella lotta politica. Insomma, le commemorazioni non servono a niente, lo ha detto proprio, c'è un filmato che riporta una frase di Marco Pannella, che è il modo migliore di ricordarlo e far vivere le sue lotte, ed è quello che come Partito Radicale stiamo tentando di fare giorno dopo giorno. Sono lotte difficili perché in un paese dove non si rispetta lo Stato di diritto, cioè la legge, è una lotta continua, giorno dopo giorno, ricavare degli spazi di legalità, di diritto e quindi di diritti umani fondamentali. Quando te ne vai, bisogna solo poi vedere quanti sono coloro che fanno della tua mancanza, della morte, una tua presenza, la tua vita. Nei prossimi giorni la direttrice generale della regione Cristina Gerardis lascerà l'incarico per diventare capo dell'ufficio legislativo del ministro dell'agricoltura Maurizio Martina. Come riferisce il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso con un post su Facebook, il passaggio formale è avvenuto dopo uno scambio di note con la Gerardis. La presenza della direttrice in un ruolo così autorevole e tecnicamente elevato in quel dicastero, osserva D'Alfonso, costituirà un importante riferimento nell'ottica di una strategia territoriale improntata all'economia verde e blu. 32 anni, giornalista da mesi sotto scorta dopo le minacce subite dalla mafia. Paolo Borrometti, la penna che ha tolto il velo sulla mafia di Scicli, è intervenuto questa mattina a Pescara al premio Paolo Borsellino. Stai attento, è stata la prima minaccia incisa a caratteri cubitali sulla fiancata della station wagon di Paolo Borrometti, il 32enne giornalista del Ragusano che ha svelato i segreti della mafia di Scicli. Per colpa, o meglio grazie, ai suoi articoli per cui ha ricevuto minacce e violenze prima della vita sotto scorta, quasi per tutti Scicli e il Ragusano erano la terra senza mafia, set del commissario Montalbano. Ora, dopo i suoi pezzi pubblicati sul sito laspia.it, Scicli è il comune sciolto per infiltrazioni, con il sindaco rinviato a giudizio per concorso esterno. Questa mattina Borrometti ha portato la sua testimonianza all'interno delle manifestazioni del premio Borsellino. Non si deve girare la testa dall'altra parte di fronte ai reati, ha detto Borrometti ai ragazzi delle scuole intervenuti alla manifestazione nella Sala dei Marmi della provincia di Pescara. Io penso di aver fatto solo unicamente il mio lavoro. D'altronde un cittadino che vede un reato e non lo denuncia non è un buon cittadino, è un giornalista che si gira dall'altro lato rispetto a fatti che vede con i propri occhi, non solo non farà bene il proprio lavoro, ma avrà la responsabilità di non avere informato. Certo, pesa tanto, sono stati tre anni difficilissimi. L'aggressione, le minacce, la vita sotto scorta, però penso che senza nessun tipo di né coraggio né eroismo né esempio un giornalista deve fare solo e unicamente il proprio lavoro. È quello che ho cercato di fare in una terra meravigliosa che è la provincia di Ragusa, la più ricca della Sicilia.
terra dove è morto un giornalista, Giovanni Spampinato, e dove si è sempre negata la presenza mafiosa. Ecco, dove si nega la presenza delle organizzazioni mafiose, quello è il terreno fertile per le organizzazioni mafiose. Sono fondamentali la vita di persone come Giovanni Falcone, come Paolo Borsellino, ma non solo, gli uomini e le donne delle loro scorte e i tanti giudici vanno ricordate non solo nei giorni nei tristi anniversari della loro morte, ma tutti i giorni con le testimonianze viventi, facendo vivere le loro idee sulle nostre gambe, con l'impegno appunto dell'essere cittadini e non sudditi, perché purtroppo si può essere sudditi anche in una repubblica, quando si cede al puzzo del compromesso, quando ci si gira dall'altro lato, e questo è un vezzo che troppo spesso avviene in una terra difficile, ad esempio io parlo della mia Sicilia. Ecco perché è importante eventi come questi per sensibilizzare e far comprendere che ognuno di noi deve impegnarsi nel proprio quotidiano per la legalità, che non è una parola astratta, è fatta dai piccoli gesti. Questa mattina il senatore Antonio Razzi ha ricevuto a Pescara il premio Zimei come abruzzese dell'anno. Con il senatore, segretario della Commissione Affari Esteri, abbiamo parlato anche della crisi nordcoreana. Senatore Razzi, un riconoscimento con il premio Zimei oggi a Pescara. La sua terra non dimentica chi tanti anni fa ha lasciato l'Abruzzo per andare a lavorare all'estero. Ma è un riconoscimento che mi ha fatto anche emozionare prima. Anche, proprio questo anno ricorre i 30 anni che io conosco Zimei e la famiglia Zimei. 30 anni fa, proprio nell'87, sono le prime volte che io portavo dei gruppi dalla Svizzera e facevamo un piccolo anche torneo di tennis, che c'era nei campi lì a Montesilvano vicino, e facevamo anche per attirare i turisti svizzeri, e lo portavo proprio lì al Gran Hotel Adriatico, proprio da Zimei, che mi ha accolto come un figlio. Quello è, come diceva prima, è il senso di ospitalità dell'abruzzesità. Si è tornati a parlare con grande decisione della Corea del Nord, ci sono state le elezioni nella Corea del Sud, la vittoria è andata a un progressista che spinge per un accordo con il paese che lei ha visitato spesso negli ultimi anni, e poi c'è Trump che continua però a minacciare spesso la Corea del Nord. Il suo pensiero qual è? Guarda, sono due presidenti che hanno, almeno Won, questo è eletto adesso nella Corea del Sud, adesso ha detto che vorrebbe riallacciare il discorso, anche perché lui è di origine del nord della Corea. Trump nella campagna elettorale aveva detto che voleva, un giorno che veniva eletto presidente, che voleva riallacciare il discorso con Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord. Io mi sono messo a disposizione, ho scritto una lettera al presidente Trump, non ancora arriva, lui è arrivato, questa lettera l'ha ricevuto, perché me l'hanno detto, un senatore della Pennsylvania, che ci ho parlato proprio la scorsa settimana, che è anche giudice, si sta lavorando proprio per avere questo discorso, questo incontro con lui, proprio per proporgli un incontro con andare lì in Corea del Nord, andare a Pyongyang proprio per incontrare, discutere eventualmente per un disarmo, perché se non si parla, perché se ci vai vuoi la pace, se ci mandi non vuoi la pace, allora io credo che questo bisogna riflettere, bisogna andarci se vogliamo la pace. Cambiamo pagina e nel prossimo servizio parliamo della riserva delle sorgenti del fiume Vera nell'Aquilano. L'iter è a buon punto. Filippo Tronca. Un sogno antico di 30 anni che pian piano si avvera è quello della riserva naturale regionale delle sorgenti del fiume Vera. 30 ettari di natura incontaminata lungo un torrente cristallino che nei secoli muoveva le lente macine di cartiere e mulini. Poco distante dalla frazione aquilana di Tempera, il cui centro storico è stato devastato dal terremoto del 2009 e la ricostruzione ha riguardato per ora solo una manciata di aggregati edilizi.
In Regione Abruzzo la seconda commissione territorio ha dato il via libera al PAN, il piano di assetto naturalistico, ultimo passaggio per rendere pienamente operativa la riserva e che consentirà anche gli ultimi espropri dei terreni lungo il torrente, comunque già vincolati. Intanto però il comitato di gestione, presieduto dalla dirigente comunale Paola Giuliani, non è stata a guardare. Con 150.000 euro di fondi PON sono stati già attrezzati e resi fruibili i sentieri, sono stati realizzati i pannelli informativi anche per gli ipovedenti. Sono stati poi già assegnati 250.000 euro di fondi europei FAS per restaurare l'ex centrale elettrica da Dibira, centro visite, sede della riserva, e per il restauro della cartiera, che nel 400 era un opificio prestigioso i cui prodotti erano mercanteggiati in tutta Europa. Il restauro avrà anche la romantica accortezza di lasciare dov'è la lussureggiante vegetazione che nei secoli ha avvolto la struttura e ha avviluppato le mura. È stato un percorso lungo, difficile, gli ostacoli sono stati molti, però adesso siamo arrivati veramente alla conclusione. Abbiamo già cominciato a lavorare come comitato, abbiamo presentato anche dei progetti per l'ultimo bando PORFERS ed è stato approvato, quindi le iniziative in cantiere sono tante. Testimonianze di una vita da rifugista sono quelle raccontate dal gestore del rifugio Franchetti sul Gran Sasso, Luca Mazzoleni, che è stato ospite del CAI di Loreto Aprutino ed ha incontrato tanti appassionati nella sala del Consiglio Comunale. Luca Mazzoleni, vita da rifugista, perché questa scelta di vita? Ma è un caso, è stato. Ero un ragazzo, ho deciso di provare, c'era un rifugio quasi abbandonato che era il Duca degli Abruzzi, ho cominciato lì a 18 anni e ho continuato. Da subito era un lavoro, solo che all'inizio non sapevo che ci sarei riuscito a vivere e poi con il lavoro, con la fatica e con anche un po' di occhio siamo riusciti a campare. Passando al Franchetti le cose sono migliorate anche dal punto di vista di lavoro economico, diciamo. Quelle della montagna che sono difficoltà ma sono anche piacevolezze, diciamo così. È una cosa particolare, devi portare sulla roba, però può essere bello anche fare la camminata, è sicuramente molto interessante portare la roba con l'elicottero, affrontare delle difficoltà che altrove non c'hai. Ci sono anche i problemi che questa montagna ultimamente sta dando. I problemi, per quanto può sembrare paradossale, al Franchetti sono molti meno che a valle, cioè il terremoto l'abbiamo sentito ma non ha fatto neanche una crepa. Nevicate eccezionali sono la norma, quindi alla fine ne ho sofferto come tutti gli altri abruzzesi, come abitanti a Pietracamela e quindi di un paese terremotato. Siamo onorati di aver qui stasera Luca, perché Luca per noi rappresenta uno stile di vita e vogliamo far conoscere il grande lavoro che fa, perché lui in pratica è un albergatore d'alta quota, ma stasera vedremo ha tanti, veramente, tanti impegni, tante problematiche che riesce a portare avanti veramente in maniera splendida. Che si possa poi nel tempo andarlo a trovare per vivere la bellezza del Gran Sasso, perché noi abbiamo una montagna che veramente è bella e va conosciuta e vissuta. Il 25 maggio a Teramo si terrà l'iniziativa Camminata per l'Africa. L'intero ricavato di questa seconda edizione sarà destinato a sostenere l'azione dei padri passionisti per la costruzione di un asilo per i bambini di Citego in Tanzania. Grazie alla collaborazione di società sportive di Serie A di calcio abbiamo la possibilità di mettere all'asta delle maglie addirittura firmate da grandi campioni dello sport che andranno come raccolta fondi per la Caritas diocesana di Teramo, che in particolar modo in questi ultimi mesi sta sostenendo tante attività e tante iniziative a supporto della popolazione che ha necessità appunto di beni primari. Quindi sarà possibile attraverso la pagina Facebook Camminiamo per l'Africa fare delle offerte per queste maglie che ripetiamo sono le maglie di Marchisio della Juventus, una maglia completamente firmata da tutti i giocatori del Napoli, la maglia di Maxi Lopez del Torino, di Roberto Gagliardini dell'Inter e di Gianluca Lapadula del Milan. Poi ci sono anche dei gadget della Ferrari con cappellini e magliette autografate proprio dai piloti della Ferrari.
Ferrari, quindi insomma un po' per tutti i gusti c'è la possibilità di contribuire, magari portandosi a casa un ricordo e qualcosa che potrà essere veramente utile alle persone del territorio, per poi arrivare alla manifestazione del 25 giugno, questa camminata di solidarietà per l'Africa, quindi per la Tanzania, dove i padri passionisti stanno realizzando un asilo. Ecco, diciamo che l'asilo stanno costruendo i mattoni e quindi stiamo raccogliendo i fondi e speriamo di poter raggiungere il risultato nei prossimi 6 mesi. Il costo dell'asilo è sui 20.000 euro, calcoliamo quei 15.000 euro la sola costruzione, poi dobbiamo mettere insieme la formazione almeno di 2 maestre e attrezzare un po' l'asilo, siamo sui 20.000 euro. Attualmente quindi va avanti la raccolta fondi, ma l'asilo è indispensabile, io direi, perché i bambini in quella zona dell'Africa, del centro della Tanzania, non hanno la possibilità di andare a scuola, vanno a pascolare gli animali. Fornire loro un asilo significa dare una speranza e l'istruzione dà sempre una speranza. E poi c'è da dire anche che un asilo garantisce loro un pasto al giorno. Garantire un pasto significa garantire la sopravvivenza a quei bambini. E ora apriamo la pagina dello sport. Lunedì sera l'ultima gara all'Adriatico Cornacchia per il Pescara. Parliamo dunque di calcio di Serie A. Pescara che ospiterà l'altra squadra già retrocessa in Serie B, ovvero il Palermo. Oltre ai Lungo De Genti e allo squalificato Ben Ali, Zeman dovrà rinunciare anche a Crescenzi e Castanos, che si sono fermati in settimana. Nel Palermo sarà confermata la squadra che ha steso il Genoa. Unica novità, il rientro di Yaya. Vediamo. Qualche assenza di troppo graverà sul Pescara in vista della gara di lunedì sera contro il Palermo. Nelle ultime ore si sono registrati gli stop per Alessandro Crescenzi e Grigoris Castanos. Per i due giocatori, che per la verità hanno trovato poco spazio nella gestione Zeman, la stagione è praticamente finita, al pari di Ben Ali, fermato dal giudice sportivo fino alla fine del campionato. In particolare il difensore ha riportato una contrattura al retto femorale. Per il fantasista cipriota c'è una tendinite che interessa il bicipite femorale. Tra la seduta mattutina odierna e in particolare la rifinitura di domani, sempre al mattino, il Boemo scioglierà i dubbi di formazione con l'obiettivo di dare una piccola soddisfazione al poco pubblico che sarà presente dopo una stagione a dir poco disastrosa. Davanti a Fiorillo potrebbe rivedersi Ugo Campagnaro in coppia con Bovo e Zampano e Biraghi sulle corsie laterali. In mediana ballottaggio Muntari-Brugman in regia con Koulibaly e Memushai mezzeali. In attacco il tridente Caprari-Baebek-Mitrizza con Gilardino pronto a entrare dalla panchina. Sulla sponda rosanero il tecnico Bortoluzzi dovrebbe confermare la squadra che ha battuto il Genoa domenica scorsa. Unica novità il rientrante Iaialo con l'esclusione di Ruggero. Davanti a Fulignati il trio di difesa Cionek, Goldanica e Andelkovic. Alessami e Rispoli esterni, gli interni di centrocampo Bruno Enrique, Iaialo e Ciocev. In avanti Diamanti a sostegno di Nestorowski. Direzione di gara affidata a Pairetto di Nichelino. Partita posticipata, lo ricordiamo, per motivi di ordine pubblico legati agli eventi dell'ultimo giorno del raduno dei bersaglieri a Pescara. E ora la Lega Pro, sabato di vigilia per il Teramo che domani giocherà la gara d'andata di play-out in casa del Lumezzane. Rosa al completo per il tecnico Ugo Lotti, con la sola eccezione rappresentata da Petrella, rimasto a casa per un problema muscolare al bicipite femorale. La presentazione della gara nelle parole del tecnico biancorosso Guido Ugo Lotti. Per quanto mi riguarda, il discorso che ho fatto ai ragazzi è che non dobbiamo guardare i due risultati, anche se è ovvio che è una sfida che si gioca su 180 minuti, però noi sappiamo che dobbiamo andare a fare la nostra partita fuori casa, non possiamo aspettare. Purtroppo ne ho avute di esperienze, sì, alcune positive, alcune negative, e di conseguenza è un campionato a parte, è normale che serve attenzione, serve essere spregiudicati, serve un pochettino di tutto, ma soprattutto serve arrivare liberi con la testa. Consapevoli che purtroppo i play-out sono molto differenti dai play-off, perché i play-off si ci arriva attraverso un percorso importante fatto in un campionato. Quando si arriva ai play-out vuol dire che c'è stato un percorso che non è importante. Di conseguenza anche nella testa di questi ragazzi, quando si arriva a queste partite, si sa che si rischia molto, si rischia perché purtroppo dietro c'è il baratro. Di conseguenza però sappiamo perfettamente il nostro valore. Io ho cercato di responsabilizzare i ragazzi, di fargli vedere il più possibile, stiamo studiando, abbiamo studiato l'avversario, non sappiamo ancora come giocherà l'avversario,
so come giocheremo noi, so come stiamo giocando, so la voglia che hanno questi ragazzi di togliersi questa soddisfazione, questo sicuramente lo so. Ma noi stiamo giocando una partita di play-out, è la vita o la morte. Mi sembra che qualche giocatore abbia detto che non vuole rischiare di essere messo a spasso. A me non mi interessa come giocheranno gli avversari, io so come dobbiamo giocare noi. Ci stiamo giocando la vita, ci stiamo giocando, perché una retrocessione è la fine non solo per in questo momento per la società del Teramo, perché sarebbe ripartire da zero, ma è la fine per molti. Di conseguenza sappiamo perfettamente che significa, se loro giocheranno con la grinta, noi giocheremo con due volte la grinta. Questo è quello che devono fare i ragazzi. È normale, Bacio Terracino ha delle caratteristiche, in alcune partite è stato un pochettino l'uomo che ha spezzato gli equilibri, dovremmo essere bravi a limitarlo, però secondo il mio punto di vista abbiamo le armi giuste. E ora ci spostiamo all'Aquila, due finali per calcio e rugby dopo due campionati a ostacoli per entrambe le compagini aquilane. Il rugby si gioca la promozione in eccellenza con i Medicei e il calcio è all'ultimo atto dei playoff con la finale contro il Rieti. Le squadre in settimana si sono scambiate l'in bocca al lupo reciproco. Mister Battistini, questo è un bel momento, l'Aquila Calcio e l'Aquila Rugby non siamo abituati a vederli assieme, invece c'è stato questo scambio di gagliardetti e maglie, sarete impegnati in due finali diverse, due sport diverse, ma sono comunque le squadre più importanti e più rappresentative della città dell'Aquila. Com'è stato? È un'idea così che è nata seguendoci reciprocamente per un contatto anche del mio collaboratore che è Massimo Ermana Cotola, che lavora con Mister Troiani, quindi abbiamo pensato di incontrarci, di condivide questa esperienza, di farci gli auguri per le partite che verranno, che comunque quando uno raggiunge una finale ha già raggiunto un obiettivo altissimo. Detto questo, è bello anche uno scambio culturale con uno sport differente, con mentalità differenti, e vedere i ragazzi così contenti, con entusiasti, mi fa molto piacere. La stagione che volge al termine, c'è una finale da giocare, al di là di questo è stato un bel percorso, mister, quanto dispiace lasciare anche questo gruppo? Da morire, guarda, il pensiero che domani mattina c'è l'ultimo allenamento un po' mi fa inumidire un po' gli occhi, però sono molto contento di questo percorso, sono stati dei mesi stupendi, sono ragazzi che devo ringraziare ogni secondo per quello che mi hanno dato e che sta andando alla città e alla società. Pierpaolo Rotiglio, un bel gesto di amicizia, questo non siamo abituati a vedere l'Aquila Calcio e l'Aquila Rugby insieme, invece è una bella occasione per farvi un in bocca al lupo speciale, due finali, due sport differenti, ma comunque le due realtà più importanti della città. Sì, è un'occasione veramente speciale, personalmente mi è capitato molto raramente di avere queste occasioni e poi insomma è una grande occasione veramente per fare due finali, è veramente una cosa interessante, si respira una bella aria di sport in questa città, è un momento speciale, ce lo stiamo godendo e forse, perché no, potrebbe essere l'inizio di una ripresa di questa città partendo proprio dallo sport che sta cercando di dare grandi soddisfazioni a questa città un po' annoiata, diciamo, ultimamente. Venendo a voi alla vostra finale, come vi siete preparati durante la settimana? Beh, è stata una settimana molto serena, abbiamo lavorato tanto su di noi perché dovevamo aggiustare qualcosina soprattutto nella velocità e nel volume di gioco, però abbiamo lavorato poco sugli avversari perché li conosciamo bene, poi comunque è una finale, quindi la finale c'è poco da fare strategie, c'è da vincere e basta. All'Aquila! All'Aquila! Ed ora il basket, una vera e propria battaglia, nonostante il grave infortunio occorso a Gatti, la Globo Infoservice Campi piega Barcellona Pozzo di Gotto ai tempi supplementari per 81-77, domani sempre al Pala Borgognoni può chiudere la serie e approdare nella finale dei playoff di Serie B, il servizio. Un Campli tutto cuore batte dopo un supplementare 81-77 Barcellona-Pozzo di Gotto e si porta ad una sola partita per strappare il pass per la finale. In un Pala Borgognoni stracolmo di tifosi come mai in questa stagione, il quintetto di Piero Millina soffre ma va oltre le avversità, tra le quali l'infortunio occorso a Simone Gatti, la cui stagione, peraltro sontuosa, è praticamente finita. I farnesi, capaci in gara 2 in Sicilia di portare la serie in parità, partono male e il quintetto del coach
serbo Milan Nisic domina sotto ed è preciso da fuori. Al sesto è vantaggio sul 5-20 Barcellona, con il massimo distacco che arriva a metà della seconda frazione, meno 16, con la Globo doppiata sul 16-32. Milina scuote i suoi che stringono le viti in difesa e fanno leva sui canestri di Gatti e Bottioni. Negli ultimi minuti di secondo quarto il parziale farnese è di 25-5, all'intervallo risultato ribaltato 41-37. Dopo il break e contro break della prima parte di gara, la partita si trascina da questo momento nel più totale equilibrio. A due minuti dalla fine il tendine d'Achille di Gatti fa crack, ma Campli non molla. Punto a punto fino all'ultimo minuto, quando Paunovic sigla il 69-71. Petrucci in entrata ritrova l'immediata parità. Sempre Paunovic sbaglia da sotto il tiro della vittoria. Il pala Borgognoni è una bolgia anche in overtime ed esplode sul siluro di Petrazzuoli a un minuto dalla fine per l'80-75. Barcellona non crolla ed anzi con Rodriguez ha il tiro dell'80 pari, che è corto. Rimbalzo di Petrucci che blinda la vittoria dalla lunetta. Quattro uomini in doppia cifra per Campli, 44 minuti in campo per Bottioni, per lui 19 punti come per Gatti, 11 di Petrucci e 10 di Ponziani. Per Barcellona 16 di Grilli e Brunetti, 15 di Paunovic e 10 di Rodriguez. Una serie equilibrata con due gare su tre chiuse ai supplementari, ma domani alle 18 al Pala Borgognoni c'è il match ball per chiudere la serie, senza Simone Gatti sì, ma con un pubblico ritrovato e pronto a spingere i ragazzi di Millina verso l'impresa. In chiusura il calcio a 5, serata storta per l'Acque Sapone che inizia male la serie di semifinale con la Luparense. Al Pala Santa Filomena di Chieti la squadra veneta si impone per 3-6 ed ora la compagine di Antonio Ricci dovrà vincere gara 2 in trasferta mercoledì prossimo per trascinare la serie alla decisiva gara 3, sempre in casa della Luparense. Il servizio dalla nostra redazione di Vestina News. Ci vorrà una vittoria e un super Acque Sapone per vincere gara 2 mercoledì 24 a San Martino di Lupari e portare la semifinale a gara 3. Acque Sapone che arriva in semifinale dopo aver sconfitto in gara 3 la Cogianco. Invece ai Lupi sono bastate le due gare per avere la meglio del Caos Futsal. La squadra del presidente Barbarossa lascia fuori Zanella, Luparense tiene fuori per scelta tecnica Ramon e l'ex Taborda. Parte subito forte la squadra di San Martino di Lupari, che dopo appena 42 secondi passa in vantaggio con Onorio, che lasciato indisturbato dalla difesa di casa inzacca alle spalle di Mammarella. Non si fa attendere la reazione dell'Acque Sapone con Canabarro, ma Mirelli dice no. Al quarto minuto la Luparense raddoppia con Tobe con un tiro che Mammarella sfiora, ma non basta. Break a metà tempo di Marc Abruzzese e all'undicesimo arriva il gol di Canabarro, complice l'intervento un po' maldestro dell'estremo ospite Mirelli. Nel momento migliore della squadra di Ricci arriva il trace di Taborda, che da schema laterale cala il trace per gli ospiti, che a 20 secondi dalla fine fanno 4 con Mancuso, che vince il duello sulla sinistra con Jonas e batte Mammarella. La ripresa si apre allo stesso modo di come si era chiuso il primo tempo. Quarto minuto, Romano non riesce a mettere dentro da due passi l'assist di Lucaia e il suo capovolgimento di fronte e Tobi a realizzare il 5-1 per i Lupi. Ricci tenta il portiere di movimento e al dodicesimo minuto Lucaia porta a 2 i gol dell'Acque Sapone con un pallonetto. Due minuti dopo è ancora Lucaia a realizzare dopo un bellissimo schema con portiere di movimento. Palla al centro e Mancuso rimette a distanza la Luparense siglando il 3-6 finale. Abbiamo commesso degli errori, ma poi anche degli errori nei momenti importanti. Abbiamo preso un gol subito, avevamo riaperto un po' la partita sul 5-3, in 5 secondi abbiamo preso il gol che probabilmente ha chiuso la partita, però ecco, ci andiamo a giocare gara 2 e gara 3 fuori casa, allo stesso modo cambia poco adesso. Quando è così crei e non la metti dentro entrano anche in gioco altri fattori, speriamo che sia diverso la prossima. Finisce qui la prima edizione del TG6, le prossime edizioni in onda alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.